tredicesima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Monselice ha visto la vittoria di Diego Rissi. Il ciclista livornese ha regolato un gruppo ristretto composto da tutti i migliori della classifica generale. E a proposito di classifica generale, il va segnalato il secondo posto di tappa di João Almeida, che con i secondi da buoni guadagna qualcosina rispetto ai più diretti avversari. Classifica generale che rimane immutata in attesa del cronometro di Ubaldo Bietale. Una cronometro spartiacque per questo Giro d'Italia, infatti João Almeida è uno specialista e potrebbe ulteriormente guadagnare sugli avversari, dando lo spunto per una settimana di attacco, se qualcuno volesse, in pensieri della maglia rosa del portoghese. Secondo successo di tappa in questo Giro d'Italia dunque per Diego Rissi, che fa 8 vittorie parziali al Giro d'Italia complessive, un bel bottino per il ciclista toscano. Al Giro d'Italia incombe anche la problematica coronavirus. Il Giro si è fermato per 2 tappe, visto la positività di molte componenti per quanto riguarda la scorta tecnica, ma il Giro d'Italia va avanti con Mauro Vegni, che si dice fiducioso nell'arrivo finale di Milano del 25 ottobre. Vedremo come andrà a finire.